Buongiorno Eleonora Locuratolo. Siamo con lei per parlare un po' del turismo in Basilicata, una regione che da diversi anni finalmente ha sviluppato questo settore che è molto importante anche come leva economica. C'è stata Matera 2019, ma anche grazie ad alcune produzioni cinematografiche, grazie a, penso naturalmente a Mel Gibson, ma a tantissimi altri film che sono stati girati in Basilicata, o alla crescita di settori come l'enogastronomia, i vini del Vulture. Ecco, grazie a queste cose la Basilicata già da qualche anno è un territorio che vede il turismo in crescita. Oggi tutti parlano della Basilicata e di Matera in particolare, però ci sono grandi spazi per poter crescere ancora, nei mille borghi, dal mare alla montagna. Vorremmo approfondire questo aspetto con lei oggi, cioè come far crescere ancora di più il turismo nella regione Basilicata? Intanto buonasera, sono Eleonora Locuratolo, lucana di Melfi, dove sono nata e ho frequentato le scuole fino alla maturità, quindi mi sono trasferita a Roma per proseguire gli studi. Una volta conseguita la laurea in economia e commercio sono rimasta qui a vivere nella città più bella del mondo. Quando proponiamo la Basilicata, ci piace proporre un po' tutto il territorio. La nostra regione, per quanto piccola come estensione territoriale, è uno scrigno di bellezze e possiede tutto. Abbiamo patrimonio culturale, naturalistico, storico, enogastronomico, mare, montagna. Possiamo veramente proporre tanto e tutto. Matera è sicuramente stata ed è una vetrina importante che ha fatto e può fare da volano, ma sicuramente bisogna valorizzare tutto il patrimonio inespresso che possediamo. Diciamo che nei viaggi che ho proposto anche lo scorso anno abbiamo voluto, accanto a Matera, far visitare anche altri territori, con l'obiettivo innanzitutto di far vedere come da noi il paesaggio cambia nel giro di pochi chilometri, e quindi far vedere che accanto alla Basilicata brulla della Gravina, no, che caratterizza il paesaggio materano, esiste un'altra Basilicata, che è quella fatta di boschi, di foreste lussureggianti, di laghi, di acque, questo da un punto di vista paesaggistico ad esempio. Far vedere i piccoli borghi che poi costituiscono la maggior parte della realtà da noi, perché di 131 comuni di cui si compone la Basilicata, l'80% sono piccoli borghi con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Questo consente di proporre a chi viene anche numerose esperienze, no? Che possono essere la visita delle cantine in cui si produce l'aglianico, ma anche organizzare per esempio a Pasqua, quando ci sono i riti della Settimana Santa, far vedere la processione del Venerdì Santo a Barile per esempio, oppure quando c'è la festa della Bruna. Tutte queste, gli eventi che si fanno da noi, e questa è la cosa molto bella che io credo, sono ancora autentici, nel senso che le comunità le organizzano per la comunità, non per chi arriva. Ancora non sono eventi turistici nel senso meno nobile del termine, e questo si percepisce. Chi arriva lo vede. Lei è anche segretario dell'Associazione dei Lucani a Roma, che è appunto un'associazione che tra le altre ha come obiettivo quello di promuovere il turismo in Basilicata. Ecco, ci parli un po' della storia di questa associazione, quando è nata e di cosa si occupa? Allora, la nostra associazione lo scorso 12 aprile ha compiuto 25 anni. È un traguardo veramente importante raggiunto e è un'eredità anche da portare avanti con un certo impegno. L'associazione ha lo scopo di riunire lucani che si trovano a Roma, di mantenere vive le tradizioni, i valori e il patrimonio proprio della Basilicata, ma anche quello di contribuire a divulgare la conoscenza della Basilicata
anche attraverso l'analisi degli aspetti e dei problemi a livello sociale, ambientale, economico e così via. Noi insieme, a volte anche, diciamo, questi obiettivi li perseguiamo anche insieme ad altre associazioni e comunque solitamente organizziamo degli eventi sia esterni nella nostra sede in via Nizza 86 a Roma, o anche degli eventi esterni prevalentemente a carattere culturale ma anche scientifico, che investono anche aspetti della società, del lavoro e così via. I nostri eventi come temi affrontano i temi e le situazioni più disparate, ma spesso prendiamo spunto, come dicevo, molti di noi tornano in Basilicata e quindi, come dicevo, abbiamo la possibilità, no, di avere questo rapporto attivo con il territorio e spesso proprio da queste incursioni vengono fuori gli spunti sulle tematiche da trattare in associazione e durante i nostri eventi. Facciamo un po' da cerniera fra chi resta e chi è partito. Lei giustamente prima parlava del fatto che la Basilicata non è soltanto Matera e che c'è tutto in questa regione, dal mare alla montagna, ai laghi, ai borghi, alle piccole città d'arte. Ecco, c'è qualche zona che lei si sente di raccomandare a chi guarderà questo servizio, insomma, alle persone che hanno intenzione di visitare la Basilicata? Io sono di Melfi e sicuramente posso parlare di Melfi, del Vulture, sicuramente un territorio che merita davvero, perché anche qui abbiamo veramente un patrimonio storico e archeologico veramente importante, con Melfi, Venosa, per dire il castello di Melfi, che è conosciuto, il castello di Federico II, da cui è emanato le costituzioni melfitane, primo codice di leggi in senso moderno e così via, meriterebbe un viaggio il solo castello, ma all'interno contiene diciamo il Museo Nazionale del Vulture Melfese, che è una collezione di tesori inestimabile, e ancora all'interno è custodito anche il sarcofago di Rapolla, che meriterebbe il viaggio solo il sarcofago. È veramente un gioiello e colgo l'occasione per dire che in questo momento i sarcofagi sono due ospitati all'interno del castello, perché c'è una sorta di gemello che normalmente si trova nel Museo Archeologico di Napoli e, grazie a un importante prestito ottenuto dal Museo Archeologico di Napoli, questo sarcofago, il sarcofago di Atella, è ritornato per un periodo nel Museo di Melfi, dove è possibile vederli entrambi insieme fino a novembre del 2020. Poi c'è Venosa, ci sono i laghi di Monticchio, che da poco sono diventati anche parco naturale regionale. Sappiamo che da pochi giorni sono partiti i lavori per la candidatura a patrimonio biosfera UNESCO, ma sicuramente sono molto belli anche i borghi fantasma, da Craco, che è il più noto, sede di numerosi set cinematografici, anche a Campo Maggiore Vecchio, dove c'è tutta una storia, un gioiellino di avanguardia sociale, la città dell'utopia che un conte illuminato avrebbe voluto e aveva voluto costruire. Magari potrei diventare noiosa. Comunque, di norma lo faccio sempre, cioè mi viene naturale, come si diceva, siamo noi i primi ambasciatori della nostra terra e solitamente viene naturale parlarne e far conoscere. Grazie tante allora per questo incontro e questa chiacchierata.